Laus, oggi Lodi Vecchio, una piccola comunità di cacciatori divenuta insediamento rurale nell'età del bronzo e poi villaggio sotto l'influenza dei Celti, è il ceppo originario della città di Lodi. Durante il consolato di Gneo Pompeo Strabone nell'89 a.C., fu dichiarata colonia romana con il nome di Laus Pompeia. L'antica Laus Pompeia fu la seconda città più importante della Lombardia. Il territorio era solcato dai fiumi Adda, Lambro e Sillaro. La pianura nebbiosa spesso formava paludi per lo stagnare delle acque. Ebbe così origine il culto dedicato alla dea Mefite, protettrice dei campi e sovrana delle paludi. Secondo la leggenda, al suo passaggio i campi da aridi divenivano rigogliosi e carichi di frutti. Chiunque avesse avuto la fortuna di incontrarla riceveva in dono la facoltà di amare la natura e rispettarla. A lei gli antichi abitanti di Laus dedicarono degli altari e delle mense, e da allora la campagna lodigiana diventò una delle più verdeggianti e rigogliose. La città divenne libero comune attorno all'anno 1000, dopo la caduta dell'impero d'Occidente e le invasioni barbariche, e non volle sottomettersi a Milano, che desiderava impadronirsi dei campi e delle vie di terra e d'acqua della bassa Lombardia. Iniziò allora una lunga guerra fra le due città, e il 24 maggio 1111 Laus fu rasa al suolo, distrutte le mura e saccheggiate le case. Nonostante questo, Laus riuscì in parte a riprendersi e si assistette ad un generale, anche se lentissimo, rifiorire dell'economia. Ma la risposta dei milanesi non si fece attendere e il 24 aprile 1158 la città e il territorio circostante furono completamente bruciati e distrutti ab inis fundamentis, decretando la fine della romana Laus Pompeia. Gli esuli laudensi chiesero allora aiuto a Federico di Svevia, detto il Barbarossa, che il 3 agosto 1158 fondò sul colle Egezzone, lungo le rive dell'Adda, la nuova città di Lodi. L'imperatore le accordò straordinari privilegi, fra cui quello di costruire ponti su tutti i corsi d'acqua del territorio e di navigare per tutta la Lombardia con piena esenzione delle tasse. Lodi Nuova nacque quindi ghibellina, e fu sempre cara agli Svevi, che le perdonarono anche la forzata adesione nel 1167 alla Lega Lombarda e la partecipazione di 50 milites lodigiani alla battaglia di Legnano, che segnò la definitiva sconfitta del Barbarossa. Rendo omaggio a Vostra Maestà, Federico Barbarossa, che ha lottato per tutta la vita. Sì, fino alla fine in quel fiume dell'Anatolia. Vorrei sapere della mia città, Laus, come si chiamava 9 secoli fa, oggi Lodi. Quando cominciaste ad occuparvene? Si era nel 1153, agli inizi di marzo. Durante la dieta di Costanza si presentarono 2 mercanti laudensi, Albernardo Alamanno e Maestro Omobono. Albernardo conosceva bene il tedesco e, ottenuta la parola, espose la situazione della sua comunità, Laus per l'appunto, oppressa e angariata dai milanesi. Proprio mentre si stava preparando la dieta di Roncaglia, nei pressi del Po, i milanesi, forti degli eserciti dei loro alleati, attaccarono Pavia nell'estate del 1154. A novembre giungemmo in Lombardia a capo del nostro esercito. La dieta di Roncaglia diede i risultati sperati? Al nostro arrivo ci trovammo una folla di consoli delle città italiche in piena controversia fra di loro e pronti a reclamare veri o presunti soprusi. Per quanto riguarda Laus, i milanesi giustificarono le loro violenze con la necessità di doversi difendere dai laudensi, descritti come veri e propri briganti, pronti ad assaltare le carovane che entravano ed uscivano dalla città di Milano. Erano dunque stati costretti, a detta loro,
a distruggere quel covo di predoni e tenerli in stretta soggezione. A suggello della loro tesi ci consegnarono 4.000 marche d'argento e in cambio avremmo dovuto lasciar loro mano libera su Como e Laos. Queste altre proposte lasciarono allibiti noi e i nobili del nostro seguito. Quale fu la vostra reazione? Proclamammo la nostra autorità sovrana e respingemmo come offensive le loro profferte. Intendevate affermare perentoriamente i vostri diritti imperiali e così la guerra diventava inevitabile. Dunque il conflitto fu dichiarato. Nel 1157, marzo, bandimmo la guerra contro Milano e così furono iniziati i preparativi militari, economici e della diplomazia. E Laos fu una delle vittime designate di tutto questo stato di tensione. Laos non poteva essere trascurata da Milano malgrado la sua soggezione e la debolezza militare. Si trovava sull'asse strategico delle città nemiche di Milano come Pavia e Cremona. Dunque, il martedì santo del 1158, il 15 aprile, i milanesi lanciarono un ultimatum ai laudensi. Passata la settimana santa, attaccarono i borghi di Laos, quel che rimaneva dell'antica città. Li saccheggiarono e intimarono agli abitanti rimasti di andarsene, pena la morte. Ci fu raccontato il tragico esodo degli espulsi. In una notte piovosa, quasi tutti a piedi, in marcia, donne e bambini compresi, alla ricerca disperata di un rifugio a Pizzighettone. Quando deste inizio le operazioni militari contro Milano? Al principio dell'estate del 1158, i nostri eserciti calarono dai valichi alpini. Dopo vari scontri con i milanesi, passammo l'Adda e occupammo Trezzo. Fu in quell'occasione che riceveste le suppliche dei laudensi per una nuova sede. Ma quali furono le ragioni che vi indussero a non restaurare Laos nel suo antico luogo? L'asta dell'Adda ci sembrava economicamente buona per Laos. Infatti c'era un porto attivo ai piedi della terrazza detto Monte Ghezzone. Quella terrazza si prestava alla fortificazione, vista com'era circondata per tre lati dalle acque del fiume e delle paludi. Furono i laudensi stessi a chiederlo di comune accordo. E così celebraste la solenne cerimonia di investitura del 3 agosto 1158. Quella domenica, dopo pranzo, ci recammo sul Monte Ghezzone. Ci fu anche una nota lieta. Un'improvvisa pioggia in quella giornata serena. Prendemmo le nostre insegne e ripercorremmo a piedi il perimetro della nuova città. Dopodiché consegnammo i vessilli ai consoli laudensi e li investimmo dell'autorità su quella terra. E così nacque Lodi, la nuova Lodi. La città di Lodi si affacciava sulla sponda ovest di una zona paludosa, il lago Gerundo. La leggenda racconta che qui, tra acque infide e vapori nebulosi, viveva Tarantasio, una sorta di mostro antidiluviano dal corpo di serpente, la grande testa cornuta di Sauro, la lunga coda e le zampe palmate. Cibandosi di carne umana, incuteva terrore e paura tra gli abitanti dei villaggi. L'ultima leggendaria apparizione del drago si ebbe nel giorno di San Silvestro del 1299. Poi scomparve nel nulla, il giorno seguente, il capodanno del 1300. Evaporò anche il grande stagno in cui viveva, per l'intervento miracoloso, come sostenevano i lodigiani, di San Cristoforo, patrono delle acque. Dal 1251 si susseguirono a Lodi le signorie dei Vistarini, dei Torriani, dei Visconti, dei Fissiraga e dei Vignati, finché all'inizio del 1400 si giunse alla proclamazione di Francesco Sforza a signore di Lodi e duca di Milano. Durante il suo governo, il 9 aprile 1454, si trovarono a Lodi i rappresentanti di tutti gli stati regionali italiani per firmare una pace, nota appunto col nome di Pace di Lodi, che garantì all'Italia 40 anni di relativa tranquillità. Questo periodo, segnato dal lungo vescovato di Carlo Pallavicino, 1456-1497, è ricordato come uno dei più felici della storia lodigiana dal punto di vista artistico e culturale.
risale a quel periodo l'inizio della costruzione della Chiesa dell'Incoronata, che fu decorata con dipinti e affreschi dei pittori della famiglia Piazza. Come mai lei, Callisto Piazza, ha voluto che facessimo questa intervista proprio qui, nel Tempio dell'Incoronata? Io qui all'Incoronata ci sono praticamente cresciuto. Quando avevo 13 anni venivo qua ad aiutare mio padre Martino e mio zio Alberto, che lavoravano alle storie dei santi, i santi eremiti, e alla decorazione della chiesa. Ma venivo qua già molto tempo prima, da bambino. Mi racconti della sua famiglia? Mio nonno, il padre di mia madre, era Bassiano da Treviglio, un bravo pittore, alla cui scuola aveva mosso i primi passi mio padre Martino. Ma sia mio padre che mio zio Alberto avevano avuto i migliori maestri dell'epoca qua della zona. Avevano studiato la pittura dei grandi. Io e i miei fratelli, fin da subito abbiamo respirato l'amore per la pittura. Ce l'avevamo nel sangue. Fin da bambini ci mettevano a mescolare i colori, a macinarli, a disegnare. E quella dell'Incoronata è stata un'avventura per tutti i lodigiani. Adesso ci siamo abituati, ma l'impatto di una chiesa così diversa da tutte le altre all'epoca fu veramente enorme. In casa, mi dicono, non si parlava d'altro. Una chiesa a pianta centrale a Lodi non si era mai vista. Si entra e si è presi come da un capogiro. Non c'è un verso, un senso, una direzione. L'occhio gira e rigira su se stesso per ritornare, preso poi da tanto splendore, al punto di partenza. Il progetto dell'Incoronata era del Battagio. Il Battagio ha fatto questo miracolo per noi. Una chiesa costruita come un antico battistero, un luogo inusitato nel quale rendere omaggio alla Vergine Maria. Erano gli anni del grande vescovo, delle processioni solenni, del tesoro che Carlo Pallavicino aveva donato alla diocesi. In casa ne parlavano come di tempi splendidi, forse i primi da che Lodi era stata ricostruita. Torniamo alla pittura, i quadri del Bergognone. Quanto hanno influito sull'opera della sua bottega? Ah già, il Bergognone e i suoi quadri hanno attirato tutta la mia attenzione fin da quando ho imparato a dipingere. Mio padre poi ne era letteralmente ammaliato. E poi mio padre, di questo ne vado molto fiero, aveva conosciuto molto bene la pittura di Leonardo e l'aveva capita a fondo. Mio padre purtroppo è morto presto. Se l'è preso la peste del 1523, sì, quella che ci portarono gli eserciti di Carlo V e di Francesco I, subito dopo il saccheggio della città. Lei fu anche architetto, cosa mi può dire del progetto del campanile del Duomo di Lodi? Nel 1539 il vescovo Giovanni Simonetta mi affidò la ricostruzione del campanile, del Duomo con l'orologio, che erano stati distrutti nel 1526, ma nel 47 i lavori furono bloccati perché si temeva che il campanile facesse da schermo alle artiglierie che sparavano dal castello verso il ponte sull'Adda, a difesa della città da quel lato. Dovette intervenire Don Ferrante Gonzaga, il governatore dello Stato, per dare il via libera alla ripresa delle opere. Maestro, prima di lasciarci, come vede il futuro della sua bottega? La tradizione di Piazza verrà portata avanti da mio figlio Fulvio, che ha già lavorato con me a Milano, in Santa Maria presso San Celso e anche qui all'Incoronata, nella cappella di Sant'Anna. È bravissimo a dare l'oro. E poi c'è Muzio, che è giovane e sta prendendo i primi rudimenti dell'arte. Lo sto esercitando nel disegno. I toccagni, come ci hanno sempre chiamati, non finiscono certo qui. La nostra bottega ha ancora da farne di cose belle, finché le chiese ne avranno bisogno. La pace cessò nel 1494, anno in cui il re Carlo VIII di Francia scese in Italia.
Da questo momento, per almeno un ventennio, si avvicendarono una serie di eserciti con il loro seguito di scorrerie e di saccheggi che devastarono il territorio lodigiano. All'interno della guerra fra Francia e Spagna si colloca l'episodio della disfida di Barletta, 13 febbraio 1503, alla quale partecipò Fanfulla da Lodi, capitano di Ventura al servizio degli spagnoli. Smetta di affilarci la spada, cavaliere, e soddisfi la mia curiosità. Ma lei è nato a Lodi oppure, come dicono nelle terre parmensi, là in Emilia, oppure è nato a Basiasco? Diciamo subito che io mi chiamo Fanfulla da Lodi, non Fanfulla da Parma, e quindi sono lodigiano. Nato a Basiasco, frazione di Mairago, nella provincia di Lodi. Mi scusi allora, ma perché lei si è sempre fatto chiamare da Lodi? Come vuole che potessi andare in giro per l'Italia a fare il cavaliere di Ventura con un nome come Fanfulla da Basiasco? E sua mamma come si chiamava? Maria Farfuglia. Era balbuziente e così le misero addosso questo nomignolo, Farfuglia, che poi finì per trasformarsi in un cognome. Quando nacqui io incominciarono a chiamarmi il figlio di Farfuglia e poi man mano che diventavo grande questo Farfuglia si storpiò in Fanfulla ed eccomi qui. Fanfulla da Lodi, il cavaliere di... Aspetti cavaliere, aspetti un momento. Abbiamo parlato di sua mamma e suo papà? Chi se lo ricorda? Si chiamava Alon. Non l'ho mai conosciuto. Era un cavaliere di Ventura che tra il 1470 e il 1480 si trovò a transitare per Basiasco. E un giorno, proprio attraversando Basiasco, il suo sguardo incrociò gli occhi scuri della giovanissima Maria Farfuglia e fu colpo di fulmine. 9 mesi dopo nascevo io, senza sapere neanche chi fosse in realtà mio padre, che comunque riuscì a lasciare la sua impronta indelebile sul mio DNA. Tant'è che poi, una volta cresciuto, ho incominciato a fare la sua stessa vita. Anche lei, cavaliere di Ventura. Un cavaliere senza macchia e senza paura. Sono stato cavaliere senza paura, quello sì. Quanto alla macchia, beh, lasciamo perdere. Ero un soldato di Ventura, un mercenario. In cerca di gloria e di fama, ma soprattutto in cerca di bottino. Parliamo delle sue imprese. Dove ha combattuto di grazia, cavaliere? Non c'è stata battaglia importante registrata nella prima parte del Cinquecento alla quale io non abbia preso parte. Prima come semplice soldato di Ventura e poi come alfiere, ossia come capitano di bandiera. Capitano di cosa? Avevo la mia lanza, 50 uomini armati direttamente sottoposti al mio comando e al mio soldo. Parliamo della disfida di Barletta del 1503. Ma è proprio vero che lei ha avuto una parte così rilevante come dicono nella disfida? È vero. Fui proprio io, Fanfulla da Lodi, a suggerire al comandante, Consalvo Ferrante, di dotarci di lance molto più lunghe di quelle dei francesi. Lo consigliai di abbandonare la vecchia e pesante mazza di ferro per sostituirla con una scure tagliente molto più leggera e maneggevole. Poi lo esortai a fare in modo che i nostri cavalli fossero coperti con dei frontali di ferro lucente e con delle barde di cuoio dorate. Infine lo convinsi, non senza fatica, a che i nostri avversari fossero schierati con il sole alle spalle, condizione questa che da loro fu molto ben accetta perché erano convinti, facendoci combattere con il sole negli occhi, che ci avrebbero messo da subito in grave difficoltà. Complimenti! Ma come finì a Barletta? Se lo ricorda, non me lo racconta. La singolar tensione fu aspra e violenta, senza esclusione di colpi. Riuscimmo a suonarle di santa ragione ai francesi, che subirono una totale disfatta. Fui io, Fanfulla da Lodi, il primo cavaliere italiano ad atterrare martellando Mambrì, cavaliere francese. Fui io, tra i cavalieri italiani, quello che picchiò più sodo. Lo scontro fu aspro, violento, e si concluse con la totale sconfitta di quei guerrieri baldanzosi, che oltre ai tanti feriti contarono anche un morto. Mi racconti della battaglia di Pavia, dove lei ha perso la vita? A Lodi si formò un formidabile esercito imperiale, che all'inizio di febbraio 1525 marciò su Pavia, dove il 24 febbraio ci fu quella famosa battaglia che si concluse con la totale sconfitta dell'esercito francese. Lo stesso re Francesco I fu preso prigioniero dai soldati di Carlo V. E io morii combattendo in battaglia. Insieme a me persero la vita altri 7.000 uomini. E dove fu sepolto, cavaliere? Rimane un mistero. Secondo le ultime ricerche del parroco di Basiasco, Don Piero Novati, pare che io possa essere stato sepolto di fianco al grande Alberto Fissiraga,
nella sua grande e monumentale tomba di famiglia. Esorto i lodigiani a indagare e a risolvere questo mistero. Nel corso del 1600 Lodi non fu toccata dalle guerre, ma le autorità spagnole si preoccuparono di potenziare le fortificazioni, trasformando la città in una vera e propria fortezza. Nel 1630 il passaggio dei Lanzichenecchi, soldati mercenari agli ordini dell'imperatore d'Austria, portò la peste in città. Il contagio attecchì trovando condizioni favorevoli, quali la fame sofferta per la carestia, i soprusi dei soldati, la mancanza di efficaci provvedimenti da parte delle autorità, l'ignoranza delle popolazioni. Nel 1700 la guerra di successione spagnola determinò il passaggio alla dominazione austriaca. Nella prima metà del secolo, il nuovo regime non fu molto apprezzato dalla popolazione, ma con il governo di Maria Teresa d'Austria arrivarono le riforme che segnarono l'avvio della ripresa economica della città. Nel 1786, Lodi, centro della migliore agricoltura lombarda e capitale del latte, diventò capoluogo di una provincia che comprendeva il Lodigiano e la Gera d'Adda. Durante la guerra tra l'impero austriaco e la Francia, il 10 maggio 1796, le avanguardie francesi, guidate dal giovane generale Napoleone Bonaparte, entrarono in città scontrandosi coi nemici austriaci accampati a Rivellino, nella famosa battaglia del Ponte di Lodi. La vittoria folgorante permise a Napoleone di entrare trionfante in Milano il 15 maggio. I moti insurrezionali del 1821 e del 1831 passarono inavvertiti e solo pochi lodigiani presero parte alle 5 giornate di Milano nel 1848. Dopo le sconfitte di Magenta, 4 giugno 1859, e di Melegnano, 8 giugno 1859, gli austriaci se ne andarono da Lodi dopo aver incendiato il ponte sull'Adda. Il 20 settembre dello stesso anno il re Vittorio Emanuele II visitò la città. Solo un mese dopo fu proclamata la legge che aboliva la provincia autonoma di Lodi-Crema. La città entrò a far parte del Regno d'Italia, alla cui realizzazione molti patrioti lodigiani avevano comunque dato un notevole contributo. Signora Strepponi, mi stava dicendo di essere nata nel 1815. Sì. Il giorno 8 settembre a Lodi, in centro storico, nel vicolo di San Vito numero 237. Veniamo alla sua passione per la musica e il bel canto. Quando si accorse di esserne attratta? Ma forse ad affascinarmi furono gli spartiti di papà, l'entusiasmo che gli mostrava quando parlava della sua arte. Fu inoltre lui a darmi i primi rudimenti musicali, avviandomi allo studio del clavicembalo e del canto. Il mio insegnante di canto fu un conterraneo, il maestro Pietro Rai, di Borghetto Lodigiano. E quando avvenne l'incontro con il pubblico? Avvenne nel 1834. Sì, nel 34. Perché a Lodi nacque l'Istituto Filarmonico di Incoraggiamento, con lo scopo di favorire l'ingegno artistico e offrire l'occasione a chiunque di dilettarsi nell'ascolto di musica e bel canto. La sua prestigiosa sede era proprio qui, in questo magnifico Palazzo Modignani. Ed io fui invitata a tenere un concerto nella serata del 31 ottobre e un altro nella serata del 17 novembre dello stesso anno. Le numerose signore presenti fra il pubblico che affollavano il salone erano elegantissime e tutti erano ansiosi di ascoltare il mio bel canto e gli applausi entusiastici non mancarono. Anche il giudizio della critica fu lusinghiero, specie quello riguardante l'aria finale della sonnambula. Dopo quel felice esordio io presi il volo verso Adria, Trieste, Vienna. Venga,
Venga, le faccio vedere. Le faccio vedere la sala blu. Signora Strepponi, parliamo d'amore. Quando avvenne l'incontro con il maestro? E soprattutto quando si accorse di essere innamorata di lui e di essere ricambiata? 5 alle prove della sua opera prima, Oberto, conte di San Bonifacio. Quando andò in scena alla Scala, era il 17 novembre del 1839 e io avevo già un'altra scrittura. Verdi stava attraversando un triste periodo della sua vita a causa della morte dei figlioletti e della prima moglie, Margherita Barezzi. E tra noi vi furono perciò soltanto sentimenti di stima e di reciproca amicizia. Galeotto, per dirla con Dante, fu invece il Nabucco, dove io interpretai Abigail. Dopo cosa accadde? Verdi mi rivolge ancora nella parte di Abigail, nelle varie riprese del Nabucco, al Teatro Ducale di Parma. Poi fu la volta del Teatro Filarmonico di Verona, nel 44, poi del Comunale di Alessandria l'anno seguente, con applausi, chiamate alla ribalta, al Teatro Comunale di Modena nel 46. Quella fu la mia ultima interpretazione. Dopodiché io lasciai il palcoscenico per dedicarmi all'insegnamento del canto a Parigi, dove forse sarei rimasta per sempre se... Sì. Mi raggiunse il mio mago, così chiamavo Verdi. Mi raggiunse di rientro da Londra dopo la rappresentazione dei Masnadieri. E così decidemmo di unire le nostre vite. Ci trasferimmo a Passy, nei pressi di Parigi, prima di far ritorno in Italia. Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento nacquero a Lodi le associazioni operaie che si occupavano delle dure condizioni di vita del proletariato e delle lotte nel mondo del lavoro. Questi temi entrarono anche nella prima produzione poetica di una giovane maestra lodigiana, Ada Negri, divenuta in seguito scrittrice e poetessa affermata. Signora Negri, Ada Negri, Ada, se mi permette, è vero di chiamarla così. Vuole che parliamo un poco insieme oggi da donna a donna? Da donna a donna? Le ho dette io queste parole. Che cosa vuole sapere di me? Che io non abbia già rivelato attraverso tutte le mie pagine. Lei è tornata a Lodi oggi. Che cosa prova oggi a trovarsi qui? Ma guardi, io Lodi l'ho sempre amata. E anche se me ne sono andata molto presto. E in ogni sua pietra sta un mio ricordo. Quali luoghi ha voluto rivedere di Lodi? Qui. Vede? Questa meravigliosa piazza di San Francesco. È proprio qui che ho voluto ritornare. Sa perché? Per ritrovare ancora quel cielo. Quel cielo che sorride con pupille azzurre attraverso quelle bifore. Poi entrerò nel Tempio Antico e su una delle prime colonne di destra vorrò cercare ancora la mia Madonna, quella Madonna tutta chiusa nel suo manto d'ermellino, quella preziosa, dolcissima Madonna che io ho voluto definire Bianca Imperatrice al Divin Figlio Serva, ricordandomi di Dante. E là in Corso Roma, là nel Palazzo dei Conti Cinda, là non ci vorrà tornare? No, 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 oggi no, oggi credo proprio che non tornerò perché mi ricorderebbe troppo la nonna. Però c'è una cosa in quella casa che vorrei rivedere e sa che cos'è? Il giardino. Il giardino, quello sì, quello è stato un poco anche mio e vi ho trascorso ore piene di felicità, immersa nella lettura. E un'altra cosa, dietro quel cancello posteriore del giardino c'è una via così silenziosa, così appartata, la via delle orfane. Là, lo sa, c'è ancora una scuola, la sua scuola.
Beh, io la scuola l'ho molto amata, poi l'ho odiata nello stesso tempo, ma l'ho amata perché per me è stata il riscatto dalla mia condizione di nascita, così ho voluto studiare. E poi è stata l'occasione dell'incontro con la grande poesia, quella poesia che mi faceva così male all'ascolto e mi riempiva l'anima. E mi dica, come autrice, lei si considera moderna? Guardi, io non credo di appartenere a un oggi letterario. Io sono dell'avviso che il poeta, lo scrittore, debba tenersi il più possibile in disparte. È la sua opera che ha da circolare, non la sua persona. E mi dica allora se come donna lei si considera moderna, una donna moderna? Difficile ancora questa domanda, perché cosa significa essere una donna moderna oggi? Io, vede, sono fiera di essere una donna che lavora, questo sì, e che pensa. Io sono nata per essere libera. Io credo di essere uccello di passaggio. Ma l'amore, Ada, che importanza, che spazio lei ha dato? O forse che cosa chiede ancora oggi? Io anche all'uomo che ho più amato non ho mai voluto sacrificare il mio orgoglio di donna libera e indipendente. Mi scusi, sa, ma allora forse lei non è mai stata felice? Sì. Oh sì, ricordo un'ora. Un'ora perfetta, ma fuggitiva. Ed è stato quando la voce di mia figlia, Bianca, mi è giunta dal giardino come un campanellino d'argento. Vedi, in quel momento si ricostruiva quel filo fra la nonna Peppina, la mamma Vittoria e la piccola Dinin, in un unico nodo, una famiglia di sole donne. E come vorrebbe essere ricordata in questa sua città natale? Io non amo le cerimonie, non amo le celebrazioni, perché c'è in tutte queste cose anche di falso, di invidioso. Allude al Nobel mancato. Non mi faccia dire, guardi, certo mi sdegna l'ingiustizia e la cattiveria di certi giudizi, questo sì. Ma crede di aver avuto un successo come lei? Ma che brutta parola, successo, per un libro di poesie. No, guardi, per me la poesia è un dono, come nella preghiera. Ed è per questo che io adesso, vede, qui da questa piazza entrerò nella chiesa. E lì, su quella prima colonna di destra, cercherò ancora la mia Madonna. Ed è lì che chi mi vorrà cercare mi troverà, sempre. E forse mi sentirà anche piangere. Grande il tributo dato dai lodigiani alle guerre, attestato dai caduti sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Donne e uomini poi fecero parte della resistenza, raggiungendo i partigiani in montagna, organizzando brigate partigiane nelle campagne lodigiane, aiutando e nascondendo soldati sbandati dopo l'8 settembre o ex prigionieri alleati che erano riusciti a fuggire. Guidata da giovani coraggiosi come Ettore Archinti, Celestino Trabattoni, Edgardo Alboni, che furono anche sindaci della città di Lodi, la grande maggioranza della popolazione lodigiana ha offerto un alto contributo alla guerra di liberazione nella lotta contro la dittatura nazifascista. Lodi è ritornata ad essere capoluogo di provincia, che comprende oggi 61 comuni del territorio. Il 20 giugno 1992 il Papa Giovanni Paolo II ha visitato la città e celebrato una messa solenne sul sagrato della cattedrale davanti a migliaia di fedeli. Il 7 dicembre 2005 il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha incontrato i lodigiani in Piazza della Vittoria, salutando Lodi come
l'antica città, capoluogo di una provincia giovane e operosa.